Allora, ciao raga, nel video di oggi parliamo di qualcosa di un po' diverso dal solito, sì. Sono pensieri che ho in testa da tanto, ma insomma non ne ho mai voluto parlare in un video perché non lo trovavo troppo rilevante. Ma, boh, non lo so, ora ho deciso di farlo, quindi iniziamo. Per chi non conosce benissimo il mio background, sono stato fin da piccolo sempre un grandissimo nerd per quanto riguarda gli smartphone e la tecnologia in generale, e per tanti anni proprio ero straconcentrato e strainteressato alla scena smartphone, è anche quello che mi ha portato ad aprire un canale. Ma ultimamente mi sembra che buona parte del mondo degli smartphone, ovvero gli smartphone Android, stia decadendo in maniera molto triste. E la decisione di questo video l'ho presa per due avvenimenti. Il primo è stata una discussione, cioè un confronto, una chiacchierata, non in senso di litigio, con un mio amico, anche lui molto interessato a questo mondo e quindi è stato proprio un modo per confrontarsi con qualcun altro e capire che quello che penso forse non lo penso solo io. La seconda è stato il rilancio del Pixel 5 di Google, che è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, almeno per me. Quindi partiamo, in questo video analizzeremo prima un po' la situazione smartphone società per società e poi faremo un po' un quadro generale di tutto quanto. Quindi partiamo con il brand probabilmente più importante che produce smartphone Android, Samsung. A mio parere, dopo il Note 20 dell'estate scorsa, Samsung ha perso moltissimo interesse per gli smartphone tradizionali. Prendete anche solo la serie S20. Dell'S20 e dell'S20 Plus vi saprei dire poco e niente, e dell'Ultra forse un po' di più sì, però davvero poco anche di quello. Per chiarirci, sono ottimi telefoni, se ne avete uno non sto dicendo che avete sbagliato a comprarlo. Non è una recensione, nulla del genere. Ma dico solo che già anche solo partendo dal design, proprio da come si presentano, mi sembra molto chiaro che Samsung non è più interessata ad avere telefoni che risaltino molto rispetto alla concorrenza, almeno appunto per quanto riguarda i loro top di gamma, in generale i telefoni classici. Tanto sono riusciti a passare molto in sordina anche per me, che sono quello che in inglese definiremo un enthusiast, una persona molto interessata a questo mondo. La serie S, che un tempo era la serie che doveva essere il meglio di ciò che Android aveva da offrire, gli unici capaci di confrontarsi con gli iPhone, ultimamente mi sembra proprio che sia solo un modo di raccogliere tutti i trend migliori del momento, ad esempio adesso 120 Hz, fotocamere nei display, fotocamere triple con tre diversi livelli di zoom, insomma grandangolo, normale e telefoto, e questo tipo di cose. Insomma, non male, però l'innovazione che un tempo c'era da Samsung, non lo so, mi sembra che manchi. E questo per gli smartphone classici, perché secondo me dove Samsung davvero sta spendendo tantissimo i propri soldi di ricerca e sviluppo per gli smartphone sono i pieghevoli. Perché ragazzi, se volete un pieghevole al giorno d'oggi, Samsung è la vostra unica opzione praticamente, sia per l'hardware chiaramente migliore degli altri, sia per la pochissima competizione. Basti pensare all'ultimo uscito, il Galaxy Z Fold 2. Questa è l'innovazione che mi aspetto da Samsung. Ok, questo non è uno stravolgimento, però rispetto anche solo a un anno fa abbiamo il display davanti che è molto più grande e senza quei bordi schifosi che c'erano prima. Il display interno è a 120 Hz e non ha più l'attacca, ma soltanto una fotocamerina a hole punch, insomma, di quelle piccoline. E tutto questo senza stare neanche a nominare tutti i miglioramenti alla qualità costruttiva, anche proprio della cerniera che tiene le due parti del telefono attaccate, che ci sono state. Quindi Samsung mi sembra al 100% concentrata solamente sui pieghevoli, tenendosi gli smartphone tradizionali come backup soltanto in caso i pieghevoli dovessero andare male e non far presa sul mercato. Su Samsung ho speso un po' tanto tempo, forse tranquilli, d'ora in poi saremo un po' più rapidi. Secondo brand, Huawei, che da quando l'anno scorso ha avuto tutti i problemi con il ban degli Stati Uniti e tutte le cose di conseguenza, si è perso molto dai radar, secondo me. Fanno ancora telefoni buoni, ma con quante limitazioni hanno, perché dovresti sceglierli rispetto ad alternative meno costose e che comunque funzionano altrettanto bene, se non meglio, da brand come Xiaomi o Oppo? Anche i suoi pieghevoli potevano essere quelli che tenevano un po' la competizione con Samsung, ma anche quelli si sono persi tanto. E magari con le elezioni americane di questo novembre, se magari dovesse cambiare il presidente, le cose possono migliorare? Non so, ma per ora davvero Huawei non mi sembra un player serio purtroppo nel mercato Android. Non fa ridere, 2 anni fa era tipo il top player insieme a Samsung, che era sempre loro due solo testa a testa e basta, vabbè, amen. Terzo brand, Google. Google lavora ad Android da sempre e fino al 2015 i suoi smartphone erano sempre delle partnership con altri brand che glieli costruivano. Ma dal 2016, con i Pixel, Google ha iniziato a produrre smartphone Android proprio marchiati Google. E mentre i miei 3 telefoni erano ottimi top di gamma al passo coi tempi, ok, magari con qualche limitazione, qualche problema all'hardware, ma con un software che poteva tranquillamente colmare quelle piccole lacune, già il 4 ha visto, a mio parere, un certo calo, e il 5 appena presentato è secondo me solamente un modo per far sembrare i telefoni più economici, cioè il 4A e il 4A 5G, un'offerta migliore.
A proposito di 4A e 4A 5G, i telefoni budget di Google sono ottime offerte per la fascia 400-500 euro più o meno, molto interessanti. Passando a OnePlus, credo che ora loro siano i veri king del mercato degli smartphone Android tradizionali. Ok, è vero che hanno abbandonato molto la filosofia dei flagship killer che facevano qualche anno fa, ma ora producono top di gamma veri e propri che hanno da invidiare poco o niente a qualsiasi altro smartphone sul mercato, appunto se non i pieghevoli o robe strane del genere. Magari le fotocamere non sono ancora proprio al top, ma stanno migliorando molto e in fretta, quindi sì, ci stanno i OnePlus. Producono anche adesso il OnePlus Nord, un telefono sempre nella fascia 400-500 euro, che va molto a competere con Pixel 4a e iPhone SE 2020, che è chiaramente quella più interessante per la maggior parte del mercato Android. Prossima azienda, LG. LG ha sempre fatto dei telefoni top di gamma praticamente, fino all'LG G8 dell'anno scorso, però sempre un po' sottotono, un po' in sordina, mai il telefono dell'anno. E credo abbiamo capito che questa non è la strada giusta per loro. Però ultimamente, appunto, se ne sono usciti con un po' di idee particolari e interessanti. Primo, le gestures control, quelle dove tenevi le mani sopra il telefono del G8, che sì, erano una merda, però insomma l'idea era molto figa. E ora con il nuovo LG Wing, che gira facendo comparire un altro piccolo schermo per il multitasking. Quindi per me LG sta abbandonando moltissimo il classico paradigma dello smartphone per concentrarci su cose particolari che possono aiutare a fargli quello che gli manca da sempre, identificarsi. Infine parliamo di Xiaomi, brand cinese che ultimamente sta facendo molto casino. Producono smartphone di fascia spesso e volentieri medio-bassa, ci sono anche top di gamma, la serie Mi 9, Mi 9T, eccetera, eccetera, ma sono quelli un po' più classici, no? Un classico smartphone Android, non eccezionale se non magari per il prezzo un po' basso. La roba interessante di Xiaomi, secondo me, sono gli smartphone quelli un po' più bassi, dove possono rischiare di più, fare cose un po' più sperimentali, ad esempio sensori con tantissimi megapixel o fotocamere sotto al display, robe del genere, dove l'utente medio, ok, lascerà stare, ma gli enthusiast, appunto, la gente interessata a queste cose, quelli un po' più smanettoni, un po' più tech, hanno modo di provare tutte queste nuove tecnologie prima che finiscano su telefoni mainstream, che potrebbe richiedere ancora molto tempo. Quindi, facciamo un po' il quadro generale come ho detto all'inizio. I telefoni top di gamma classici Android ormai sono praticamente un game di OnePlus e tutti gli altri fanno telefoni simili, appunto Samsung li fa buoni, Xiaomi fa qualche top di gamma adeguato, anche LG non è malissimo in questo, però abbastanza noiosi tutti quanti e non vedo perché non dovresti comprare un iPhone in quel momento. Fanboy Apple, ora finisco il video con le AirPods Pro nelle orecchie solo perché così potete proprio accusarmi, tutti i fanboy Android nei commenti. Guarda, guarda, un fanboy Apple che parla male di Android, vai, vai, voglio proprio sentire. Questo video è registrato su un S10 comunque. No, non mi metterò le AirPods nelle orecchie. L'ho già fatto una volta per sbaglio e non voglio commettere lo stesso errore di nuovo. Comunque, poi il resto del mondo Android è: Samsung si occupa dei pieghevoli, LG studia tecnologie nuove particolari, ad esempio l'LG Wing, che lo possano far differenziare dagli altri. Xiaomi fa cose molto futuristiche, con tanta sperimentazione, quindi magari si perde un po' di stabilità per qualcosa di più innovativo. Google sta chiaramente spostando il suo focus dai top di gamma ai medi di gamma, e Huawei è dispersa. Quindi, per me, se doveste prendere un top di gamma oggi, dovreste prendere un iPhone. Fine. E non lo dico solo io, quel mio amico che ho citato a inizio video, lui non può quasi tollerare nulla di quello che fa Apple, ma allo stesso tempo mi ha detto, mentre avevamo questa discussione, guarda, anche io, al giorno d'oggi, per quanto non lo comprerei mai per me, a chiunque mi chieda consiglio per un telefono, consiglierei un iPhone. Quindi sì, se volete un pieghevole, qualcosa con tecnologie nuove sperimentali o qualcosa di molto molto economico, ma davvero tanto, perché adesso anche Apple ha prodotti a livelli molto bassi, Android può avere senso, ma come ho appena detto, la lineup Apple è molto espansa anche a livello proprio di range di prezzo, dall'SE 2020 fino all'11 Pro e con la serie degli iPhone 12 proprio dietro l'angolo, questa posizione credo che non possa che andare ad accentuarsi. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti, so che era un video un po' diverso dal solito, voglio anche vedere un po' come lo prenderete come community, è tanto che non parlo di Android sul canale. Quindi boh, se vi è piaciuta questa analisi, se siete d'accordo o anche in disaccordo, like, dislike, commenti, quello che vi pare. Seguitemi su Instagram, c'è il link in descrizione, oppure cercatemi direttamente lì, Pietro Mamei, e mi trovate. Noi ci vediamo mercoledì alle 13:30 con un nuovo video. Bella raga!